Buon martedì 28 giugno. Il fine settimana appena trascorso ero ad Assisi con gli amici e le amiche dei club. La mia riflessione inizia da quella esperienza, ancora una volta all'insegna dell'amicizia, perché ritengo che l'originalità del sistema di cura introdotto dal professor Udoli, e con cura ci tengo a precisare, non vi è alcuna allusione a quelle che sono definite le terapie nella contemporaneità, cioè delle forme di trasformazione dell'altro attraverso una competenza che allude costantemente alla oggettività e al non coinvolgimento del terapeuta. I club rappresentano, a mio parere, una esperienza straordinaria, una sperimentazione, così è stata. Oggi noi siamo chiamati a cogliere i risultati di quella sperimentazione e ad allargarla alle tante sfaccettature della multidimensionalità della sofferenza umana, cioè all'insieme di quei sintomi che esprimono il disagio culturale, mentale, esistenziale, spirituale del nostro tempo e che rappresentano in modo significativo le contraddizioni della nostra cultura esistente, rispecchiata largamente nelle crisi che stiamo osservando, vivendo nella nostra pelle, nella nostra esistenza. C'è un attraversamento dei nostri confini soggettivi, delle contraddizioni che alludono a condizioni economiche, sociali, geopolitiche, culturali. E dunque il sistema dei club è un sistema sostanzialmente politico, ma è anche un sistema di cura. Questa armonizzazione tra cura e azione politica rappresenta una novità per il nostro tempo, anche se questa esperienza, come tante altre che hanno caratterizzato il secondo dopoguerra, quelle esperienze hanno focalizzato tanti aspetti della vita umana. Ma l'amicizia non significa identità di vedute. Di prospettiva e di visione sì, ma attraverso una condivisa visione, molto spesso generiamo rappresentazioni che fanno della diversità la ricchezza. E i modi locali di interpretazione del club sono veramente molteplici. Hanno anche alcuni tratti comuni nelle criticità che i club devono affrontare. In primis, la questione dell'approccio familiare. Lo dico perché mi è capitato di leggere un editoriale della rivista del Centro Milanese di Terapia della Famiglia Connessioni, il quale a un certo punto fa un'affermazione che condivido. Facciamo terapia familiare dunque siamo sistemici o siamo sistemici e inevitabilmente facciamo la terapia familiare? Facciamo sì che vi sia un approccio multifamiliare nei club e dunque siamo sistemici o siamo sistemici e pertanto applichiamo l'approccio familiare anche laddove è evidentemente in difficoltà perché i partecipanti al club continuano a persistere in una visione che non è sistemica, è individualista, oggettivante e largamente sottoposta all'assoggettamento e alla manipolazione. Il nostro mondo è caratterizzato da una sempre più raffinata presenza di manipolatori di ogni tipo, che attraversano i diversi campi dell'esistenza umana, ma sostanzialmente sono caratterizzati da un egocentrismo suggestivo, un egocentrismo che fa della suggestione emotiva lo strumento straordinario attraverso il quale
assoggettano il prossimo. Si generano idolatrie alle quali il club ha imparato a sottrarsi, insistendo sul protagonismo di ogni membro del club. Ieri sera io ho avuto l'impressione che nel club nel quale io faccio parte, nel quale svolgo anche la funzione di servitore insegnante, nel club ho avuto questa impressione che richiede un rimedio, nei tempi dovuti naturalmente, mai nell'immediato. Non inseguiamo le emergenze, non serve assolutamente a niente. Ho avuto l'impressione di un'assenza di protagonismo. Ogni membro del club deve essere un protagonista. Nella dimensione dell'amicizia, della fratellanza universale, e in nome anche di una condivisione, una lettura, un ascolto reciproco dei messaggi che i sintomi portano in evidenza, facendosi costruttori, artigiani di pace. Non è facile, perché non è un'opera di mera pacificazione, ma è un tentativo di cogliere l'aggressività, la violenza che ci circonda e non semplicemente accantonarla, ma eradicarla dalla coscienza singola e collettiva. Singola e collettiva perché non serve se noi la eliminiamo solo dalla singolarità. Dobbiamo fare uno sforzo collettivo. I club oggi devono ritrovare un protagonismo da parte di ogni persona che è presente nel club, la quale a sua volta deve prendere consapevolezza che anche quanti stanno a casa sono di fatto coinvolti. E quando ritorna alla propria casa dovrebbe aprire un dialogo, una discussione sui temi che sono stati affrontati nei club. Se la famiglia interamente non va al club, sia il club attraverso i membri presenti ad andare alla famiglia. Questo è un approccio sistemico che tende a perturbare gli equilibri che sono stati raggiunti dalla famiglia stessa e che quando sono un po' sconquassati dalla prevalenza dei sintomi cercano disperatamente e purtroppo trovano mani esperte le quali siano in grado di ripristinare quell'equilibrio che in realtà è stagnazione, è stabilizzazione, è condizione di stallo che non può altro che portare al precipizio. Un aereo in stallo precipita, non c'è nessun dubbio su questo. Io penso che è giunto il tempo della necessità del protagonismo, di una più intensa valorizzazione del sistema dell'educazione ecologica continua. Cioè, prendiamo un pochino più sul serio i sintomi, non collochiamoli, fissandoli nella semplificazione di una diagnosi o nel ricorso a terapie farmacologiche che possono avere un senso nelle prime fasi della sofferenza, ma che poi devono essere coraggiosamente messe da parte per lasciar sì che i corpi parlino. Le relazioni possano parlare, liberati dall'equivoco, dell'ingabbiamento e dell'artificio della stimolazione dell'umore. Non sto dicendo che i farmaci non servono, sono utilissimi se usati con saggezza e ponderazione, non a caso, attraverso cocktail nei quali gli effetti immaginati finiscono per azzerare gli effetti stessi e stabilizzando il paziente, come si usa dire, nel campo di una psichiatria che è ritornata lungo la strada del controllo sociale, della psicotometria che anche se lo nega è di fatto di stampo lombrosiano.
perché quella psicometria è costruita intorno a parametrazioni dell'esistenza, dei comportamenti che sono costruiti sulla base di una idealizzazione della normalità. Pertanto oggi io mi trovo particolarmente confuso, particolarmente in difficoltà anche. Perché sento un desiderio forte di protagonismo condiviso affinché un cambiamento sia possibile. Non siamo in estate perché possa trionfare il tempo delle vacanze. Il riposo è sacrosanto. Il vuoto, il poter non fare nulla almeno per un certo periodo di tempo, è sacrosanto. Ma noi abbiamo trasformato la vacanza, cioè il vuoto, in un lavoro che si chiama turismo, dal quale non siamo pagati, ma siamo noi a pagare. Esattamente quello che succede nei social network. Siamo dei lavoratori indefessi, di frequentatori dei social network che guadagnano attraverso la nostra disponibilità a essere presenti. Avete mai immaginato come ogni frequentazione di un social network al quale accedete apparentemente gratuitamente, in realtà date del tempo a un'oligarchia di miliardari i quali guadagnano attraverso la presenza. Ecco, questo è un aspetto sconcertante della nostra esistenza, uno dei nodi critici che dobbiamo incominciare ad affrontare. Sbarazziamoci di ogni forma di idolatria personificata in soggetti da rispettare naturalmente, come ogni persona, ma molto spesso caratterizzati da una propensione all'essere imbonitori, suggestionanti, che toccano le corde dell'emotività e quindi riportano la relazione agli aspetti più ancestrali. Di fatto azzerano i sentimenti, perché il sentimento è un prodotto di armonizzazione tra emozioni e razionalità. Il sentimento non è un istinto, l'amore non è un istinto, l'amore è una costruzione di una realtà che raccoglie in sé gli elementi della solidarietà, dell'amicizia, della passionalità, dell'incontro dei corpi nel rispetto reciproco, della difficile armonizzazione tra i desideri. È una costruzione sociale e culturale l'amore e non genera suggestioni, anzi, erege barriere nei confronti delle suggestioni, ma non si limita a questo. Dopo aver eretto le barriere e protetto la persona dalla debordante presenza delle suggestioni, rafforza la coscienza per eliminare tutte le forme suggestive. Oggi, nel tempo delle crisi, siamo chiamati a diventare autentici protagonisti. I sintomi espressi dalle campagne elettorali recenti, non solo nel nostro paese, per esempio anche in Francia, sono segni significativi di come gran parte della popolazione tenda oggi a sottrarsi a uno degli elementi costituenti la civiltà umana, non una particolare civiltà umana, ma l'uomo che si costituisce nella pienezza del suo processo evolutivo nella dimensione della civiltà, del civis, del cittadino. Questa è la politica. Cioè il protagonismo non delegato, anche laddove esistono meccanismi organizzativi che inevitabilmente portano alla delega, sempre e comunque quella delega non può essere assoluta, estemporanea, deve essere ponderata e significativamente costruita intorno alla disponibilità al protagonismo.
le forme della politica oggi che possano generare un nuovo protagonismo sono molto lontane dal concretizzarsi, ma vi è la necessità di farlo, non basta astenersi dal voto, non andare a votare, è un modo di costituirsi come partito inutilmente maggioritario. Quando più del 50% di una popolazione non va a votare, si è di fatto costituito un partito maggioritario, ma del tutto inutile. E purtroppo nel club mediamente l'80% dei membri della famiglia si astengono, non vanno all'incontro, delegano al club la funzione di emendare il sintomatico di turno. Sono la maggioranza, i membri delle famiglie che non sono presenti nell'incontro del club, ma non per questo possono pretendere di avere ragione. Testimoniano semplicemente l'indisponibilità a cogliere la visione ecologico-sociale antropospirituale, il desiderio di non mettersi in discussione. Dall'altra parte, però, io penso che anche i membri del club rischiano di non cogliere la dimensione feconda dell'ecologia sociale antropospirituale, perché non insistono abbastanza affinché coloro che stanno a casa vadano al club e si incistano in una dimensione, e l'ho visto molto bene ieri sera, nella quale si autoidentificano in un sintomo al quale è stata attribuita una diagnosi. Non vogliono, purtroppo, che ci sia una presenza significativa delle loro relazioni esistenziali. Questi sono punti critici che, a mio parere, il sistema dell'educazione ecologica continua deve affrontare. Noi lo facciamo attraverso la scuola primaria e i seminari. In altre realtà del nostro paese si utilizzano i moduli, scuola di primo modulo, che è rivolta alle nuove famiglie che entrano nel club. Faccio molta fatica a dire le nuove famiglie, perché molto spesso si tratta di un pezzo di famiglia che porta il soggetto sintomatico, l'alcolista, il tossicomane, il depresso, il giocatore d'azzardo, lo portano, sperando che si faccia il miracolo. Ma il club non è un luogo di miracoli, altrimenti rischierebbe di diventare la corte dei miracoli, luogo grottesco. Il club è il luogo della messa in discussione di ciascuno, nel complesso intreccio delle relazioni e nel quale si costruiscono relazioni. Ecco perché siamo sistemici e dunque ci predisponiamo a un coprotagonismo, invitante costantemente la famiglia a essere realmente presente. Quindi queste settimane d'estate facciamo in modo di veder sorgere questa disponibilità alla messa in discussione di ogni membro della famiglia e liberare dalla suggestione delle idolatrie tecnoscientifiche, anche culturali. Sì, ci sono anche delle idolatrie culturali che fanno transitare suggestioni. C'è un grande bisogno di percorso liberante delle coscienze, che affronti seriamente ciò che nelle crisi viene detto. Dobbiamo saper leggere il messaggio ed è un messaggio che è rivolto alla nostra responsabilità, alla nostra etica della responsabilità nei confronti del futuro delle generazioni che verranno dopo di noi. E questo lo possiamo fare partendosi dal sintomo, ma guardando a ciò che quel sintomo indica. Non fare come lo sciocco che di fronte al dito che indica la luna guarda il dito. Ecco, di questa sciocca prospettiva dobbiamo assolutamente liberarci. Buona giornata.